scendi, canta e vieni con noi in compagnia. Cristina, partiamo a bomba quest'anno con direttamente da Roma il tributo dei Kiss. Ciao ragazzi, fantastici. Ciao, grazie, grazie, grazie per averci invitato, fantastico. Abbiamo grazie. Aperto con voi questo, ci questa fa molto nuova piacere, avventura molto piacere. Di quest'anno. Rock and roll, rock and roll. Allora, dove vi siete esibiti in Italia? Perché siete qua a Milano? E per fare un po' di promozione, raccontateci. Beh, noi siamo 30 anni che ci esibiamo, stiamo celebrando 30 anni, abbiamo iniziato nel 93 e abbiamo effettuato moltissimi concerti negli anni, anche apparizioni. E, diciamo, ci troviamo a Milano per fare un po' di promozione perché diciamo a maggio abbiamo una data di Svizzera. Importante. 4 maggio in Svizzera e siamo in attesa di un 3, di una conferma, speriamo tutto bene.
Volevamo ripresentarci qui a Milano perché erano tanti anni che non venivamo, abbiamo anche avuto le nostre bei live qui da queste parti, anche i vecchi locali Peter come Peter Chris, vuoi ti ricordi? Peter Chris nel 94 quando abbiamo fatto in tour in Europa con Peter Chris, abbiamo suonato alle Factory che poi diventò alle Cinema, abbiamo suonato al Rock Planet, locali storici che di una volta. Locali. E volevamo fare ancora presente che siamo ancora in giro, che ancora esistiamo, che stiamo celebrando 30 anni e speriamo di riuscire a fare magari una data qui a Milano prima di andare in Svizzera l'anno prossimo, insomma, poi prendiamo un po' di contatti. Dai, se riesco proverò anche ad aiutarvi, ma quindi lanciamo appello. Vi serve la data per il 2 maggio a Milano? Yes. 2 maggio, sì, se riusciamo a fare un 2 maggio sarebbe fantastico, perché un 3 è in fase di conferma in Svizzera e un 4 è sicuro. Alla grande. Sarebbe bello ritornare qui per celebrare 30 anni anche con il pubblico milanese, insomma. Andrea Saolini, presentami ufficialmente la tua band. Sì, abbiamo qui il nostro demon che si chiama Mark Schuan. Io sono Andy Touch, in alias Andrea Saolini, cantante e chitarrista della band, e abbiamo anche con noi il chitarrista solista Mick The Space. Mick Spaceman. Purtroppo il nostro gatto non è potuto venire con noi perché purtroppo non si sentiva, sentiva poco bene e così è preferito, è stato purtroppo, ha dovuto rinunciare all'apparizione. Comunque Luca Liovieno, ok, alla batteria, il gatto. Il gatto. È qui in spirito. Qualche cenno, qualche curiosità su, insomma, sulla vostra band, qualche cenno storico, qualche cosa sì, che vi è capitato? Sì, abbiamo avuto tante soddisfazioni negli anni, insomma, diciamo anche la Fox Productions Italy ci dedicò un documentario della nostra storia che uscì nel 2011, si chiama Dress to Kiss, una storia vera, che fu trasmesso e presentato al Cinema Farnese a Roma, a Campo dei Fiori. Poi Flop TV ci chiese di fare una miniserie, che abbiamo fatto una miniserie di 13 puntate, si chiamava Casa Kiss. Abbiamo avuto l'onore di farci la foto con i Kiss a Verona. Ci abbiamo avuto anche l'onore di fare la foto con i Kiss nel Meet and Greet di Verona. Che anche voi eravate già eravamo scena, no? Così come loro. Eravamo vestiti truccati tutti quanti insieme a loro e ci hanno permesso di fare questa foto che è stata una cosa veramente carina e ci ha fatto veramente piacere. E uscendo dall'arena di Verona abbiamo incontrato James Mollison, fotografo internazionale, che poi è venuto a Roma e ci ha fotografato per un suo libro che si chiama Disciples. Grazie. E siamo stati l'ultima band fotografata per questo libro, che è stato presentato sia a New York che a una galleria d'arte a Londra. Perciò molte soddisfazioni. 30 anni di rock and roll. Fantastico. Un saluto per il nostro pubblico a casa. Saluto a tutti quanti e speriamo di passare un fantastico 2024 insieme e celebrare questi 30 anni e poi chi lo sa, forza roll. Rock and roll. Rock and roll, grazie. Dressed to Kiss. Grazie a voi, fantastico. Grazie Cristina. Ciao. Ed è qui con noi un artista con delle canzoni stupende, Ernesto Di Maria.